Bene, questa è una domanda, possiamo dire la classica domanda della campagna elettorale, la classica risposta alla campagna elettorale: se fossimo a livello nazionale direi prometto 1 milione di posti di lavoro, magari a livello locale prometterei qualche migliaio di posti di lavoro. In realtà, la realtà che stiamo vivendo e la trasparenza che mi ha sempre contraddistinto mi porta a puntare verso altre prospettive. Non è vero che non abbiamo fatto dei passaggi con le associazioni di categorie, non ci siamo confrontati, tant'è che circa un anno e mezzo fa abbiamo costituito un tavolo permanente intercomunale per lo sviluppo sia del lavoro che dell'economia. Il tavolo permanente è stato creato assieme non solo al Comune di Cavarzave, ma al Comune di Cona, al Comune di Chioggia, con varie associazioni di categoria, sia di lavoratori sia artigianali, e questo tavolo ha proprio il ruolo, che è quello principale, di andare. Si può dire un input propulsivo e consultivo per vedere se quali possono essere le strade e lo sviluppo del nostro territorio. Sicuramente il percorso è molto lungo da fare, ma quantomeno abbiamo iniziato questo percorso così difficile, non solo a livello locale, ma ricordiamoci anche a livello nazionale. Ricordiamoci che a livello locale, che per me questa è la cosa principale, un'amministrazione, una propria amministrazione deve essere in grado di snellire il più possibile l'attività burocratica per le nostre imprese, per tutte le imprese, tutte coloro che vogliono in qualche modo avere una possibilità di espansione o di sviluppo nel territorio. Noi dobbiamo fare in modo che questo sia il più veloce possibile. Io cito solamente un caso, appunto perché sia emblematico, ma comunque sia non è stato l'unico caso di ampliamento che abbiamo permesso in questi anni, che è quello dell'azienda Turati. Abbiamo permesso un ampliamento molto importante che si è sviluppato in questo periodo, e alla fine siamo riusciti a fare un passaggio importante, perché da questo sono naturalmente potranno sorgere nuovi posti di lavoro. Grazie. Grazie.